Può sembrare un dettaglio banale, ma quando il procuratore nel 2005, dicembre 2005, decide di riaprire il caso per questi accertamenti, si cerca in tutti i modi di avere questo proiettile. Il procuratore è convinto che il proiettile si trovi nella teca cranica della vittima. Cioè, quindi, che cosa avviene? Si chiede alla famiglia di riesumare il corpo, avviene la riesumazione e già qui la prima sorpresa, perché il cadavere di Tenco non è un mucchio di ossa, quindi uno scheletro, no, il corpo di Tenco tecnicamente è indicato come corificato, nella pratica per rendere l'idea è praticamente quasi intatto. Nonostante fossero passati 39 anni, un bel po', la salma di Tenco era lì, nell'attesa che quegli accertamenti, quasi in attesa può sembrare, nell'attesa che quegli accertamenti venissero espletati. Questi accertamenti avvengono e si avrà modo di leggere i vari dettagli all'interno dell'inchiesta, ma hanno del clamoroso, perché non solo si rilevano quelle che sono delle omissioni da parte del medico legale che ha effettuato l'autopsia nel 2006, medico legale di Pavia, perché vi sono delle ferite sul cadavere che non sono state indicate. Queste ferite diventano importantissime nell'ambito della ricostruzione della dinamica della morte di Tenco, che appunto si avrà modo di leggere. Ma soprattutto, dicevo, la parte balistica diventa oggi quel trampolino di lancio essenziale per fare giustizia, per capire cosa è effettivamente accaduto quella notte. Perché gli accertamenti balistici che ha effettuato l'ERT sono da invalidare. Perché sono da invalidare? Perché sono fatti male. Nella più semplice delle situazioni si tratta di accertamenti che sono stati fatti male per una serie di motivazioni che, ripeto, adesso viaggiamo in ambito più generale, ecco, nei particolari si avrà modo di scoprire quanto è angosciante questa vicenda sotto tanti aspetti, e quindi tornano in mente le parole in merito alle motivazioni di questo omicidio, di quello che noi riteniamo essere un omicidio. Perché insabbiare così tanto? Perché non solo nel 1967, ma anche nel 2006? La polizia ha i mezzi nel 2006 per effettuare degli accertamenti che siano seri, esaustivi, che non permettano di dar luogo a degli equivoci, a degli errori, così come invece è stato fatto nel 67. Lo stesso Molinari, durante l'intervista a Domenica Inn, affermerà: io in realtà quelle indagini quella notte non le ho fatte. Il commissario di polizia che non fa delle indagini per timore che venissero avvisati chi, e questo è accertato perché esistono dei verbali, delle interviste ben specifiche, documentate, affinché non venissero allertati il presidente del consiglio dell'epoca e il presidente della repubblica dell'epoca, da uno che di Zatterin, che molti ricorderanno, che era un pezzo grosso della RAI. Tornano in mente perché gli accertamenti balistici svelano qualcosa di fondamentale, svelano l'utilizzo di un silenziatore. Perché possiamo dire tutto ciò? Lo possiamo dire dall'incrocio che si ha tra questi accertamenti balistici con gli accertamenti medico-legali. Ma perché è importante il silenziatore? È importante perché ritorna qui il discorso, ecco, il silenziatore premessa era utilizzato e anche oggi utilizzato in ambito militare, non è consentito per uso comune. Il fatto che Tenco sia stato, per uccidere Tenco sia stato utilizzato un silenziatore ci dà tante informazioni, la prima è la premeditazione. Ora, molti sostengono che Tenco sia morto perché voleva denunciare le combine di Sanremo. Insomma, questa idea francamente non ci convince, perché Tenco aveva ricevuto delle minacce mesi prima di morire, tant'è che compra la pistola. Quella pistola la compra perché ha avuto delle minacce, non perché era un appassionato di armi, tutt'altro. Ma grazie a quanto abbiamo scoperto dalla lettura degli accertamenti si scopre dell'altro. Si scopre ad esempio che il famoso biglietto che tanto viene citato da chi sostiene il suicidio non era neanche nella stanza di Tenco al momento della scoperta del cadavere. Lo sappiamo perché quando la polizia giunge la notte del 27 gennaio non trova il biglietto. Questo biglietto non c'era. Ora, perché diventa importante? Diventa importante perché su quel biglietto si fondano le teorie suicidiarie.
secondo chi sostiene il biglietto, Tenco aveva bevuto, aveva assunto delle sostanze e quindi si è suicidato. Nulla di tutto ciò. Fra l'altro il biglietto è di Tenco, questo è un altro pezzo fondamentale della vicenda, ma soprattutto noi sosteniamo che l'abbia scritto assieme a qualcun altro quel biglietto e spronato da qualcun altro. Ora, ovviamente non riveleremo chi sarà, chi è questo qualcun altro, però è un personaggio importante e molti dettagli fra l'altro sono scritti, come dire, fra le righe, perché siamo ancora in una fase nella quale è necessario cercare innanzitutto di fissare il primo passo fondamentale è quello di giungere al decretare, all'apertura di questo fascicolo per omicidio in danno di Luigi Tenco, per ora ancora a carico di ignoti. E secondo noi le ragioni che riguardano la morte di Tenco affondano nella politica, ma detta così sembra banale. In realtà c'è molto da leggere, noi abbiamo preferito nel corso di questa presentazione, breve presentazione, di restare sul generale, cioè queste sono soltanto le premesse a quella che è l'inchiesta, perché vi è una documentazione, il foglio matricolare fra l'altro, che apre un mondo per le indagini, apre una pista ben precisa, ecco oggi è 13 maggio, il 9 maggio e fra l'altro ricorre quella che è la morte di Aldo Moro. Moro c'entra all'interno della vicenda, c'entra perché lo Stato italiano ha delle responsabilità non soltanto per quanto riguarda altre vicende politiche del tempo, ma anche per la vicenda che attiene invece all'Argentina, perché in Argentina nell'estate del 66 avviene un golpe, questi sono fatti storici, conclamati, quindi sotto questo punto di vista nulla di nuovo. Perché diventano importanti perché nell'estate del 66 quell'estate diventa per Tenco un momento, un punto di passaggio fondamentale. Non solo vi è questo golpe e si scoprirà perché è importante, ma soprattutto vi è la conoscenza per Tenco di Dalida. Dalida è una delle star internazionali del tempo, è ricordata e fra l'altro morta per suicidio, anche lei avrebbe tentato fra l'altro il suicidio un mese dopo la morte di Tenco, vi avrebbe ritentato nel 77, riuscendo finalmente nell'87, finalmente ovviamente tra virgolette. Dalida perché è importante? Perché nella vicenda Leggia è un personaggio che nel libro inizia ad essere più chiaro il proprio ruolo, perché Dalida trascina, sto parlando di Lucien Maurice, l'ex marito di Dalida, che appena poche ore prima della morte di Tenco giunge a Sanremo, da Venezia giunge a Sanremo e poi porta via Dalida, quasi tra virgolette di peso, verrebbe da dire, su strana concessione fra l'altro il commissario Molinari, senza interrogare Lucien Maurice, che era lì fra le persone accorse, tra le prime, ecco, interrogando soltanto sommariamente Dalida. Uno dei punti cardine dell'inchiesta è l'aver completamente ribaltato quella che è la ricostruzione di quanto avvenuto quella notte. Lucien Maurice è uno dei personaggi più particolari. Fra l'altro questa inchiesta svela la presenza di altri due personaggi importanti, uno legato a Dalida, ma qui è stato necessario utilizzare l'omissis.